Allora, salve gente, questo rifaccio il video su BTX perché mi sono accorto di aver registrato male il volume. Perdonatemi, comunque ricominciamo da capo. Allora, BTX è il mio secondo manga in ordine alfabetico. È un'opera del maestro Masami Kudurama e unisce tecnologia e fantasia. Infatti, ora, la trama del manga è la seguente: in una terra apocalittica esiste un'organizzazione criminale chiamata Impero Meccanico. Questo impero, unendo le più avanzate tecnologie umane e facendo anche pratiche di magia nera, ha creato delle creature chiamate BTX. Sono degli esseri meccanici, dotati però di parti organiche. Questo li rende superiori ai robot, ma inferiori agli esseri umani, perché hanno comunque bisogno di un essere umano per funzionare. Allora, cominciamo subito. Il protagonista si chiama Tappei. Ora ve lo faccio vedere un secondo. Eccolo qua. È proprio il protagonista. Questo qui disegnato. Beh, il protagonista ha un fratello maggiore che è uno scienziato, uno dei quali sta intralciando il lavoro, si può dire, dell'impero meccanico. E l'impero meccanico, deciso a eliminarlo, gli manda da contro un sicario meccanico a forma. Purtroppo il sicario viene fermato da Tappei, eccolo qua, con una sua arma molto particolare. Infatti il pugno che vedete qua è dotato di una specie di cannoncino che, quando viene usato, crea dei fasci di luce. E qui abbiamo anche, se vuol dire, un omaggio a una sua opera precedente, I Cavalieri dello Zodiaco. Infatti guardate un po' questa scena in cui Tappei sfida uno dei cattivoni. Non vedete proprio la sua posa e anche l'effetto del suo colpo, della sua arma? È proprio quella dei Cavalieri dello Zodiaco, il fulmine di Pegasus. Faccio di metallo, questo è il nome del cattivone, è il primo che sfida Tappei, e come molti altri nell'impero meccanico ha subito delle modificazioni. Infatti eccolo qua, questo è il suo aspetto vero. Come potete vedere, ha parti del suo corpo organiche e parti meccaniche. Quindi incomincia lo scontro. I due si scontrano per ben due volte nel primo volume, che guardate bene come si apre, come si legge questo manga. Vedete? In pratica il manga si legge alla giapponese, quindi io devo andare alla fine e leggere l'inizio. So se potrà sembrare un po' contraddittorio, ma è così. Diciamo, Tappei sfida Faccia di Metallo per ben due volte. La prima mentre cerca di rapire il fratello maggiore. In questo caso il scontro non vince, lo scontro finisce in parità perché tutti e due si arrendono, si può dire, ma Faccia di Metallo torna alla base e Tappei non riesce. Seconda volta si sfidano in una base, e durante questo combattimento, le botte che i due si danno, i colpi, si riattiva un BTX, eccolo qua, X. X si chiama, ma è proprio il suo nome. Infatti BT è il nome tipico dei robot, di queste creature. X è questo qua, che vedete è un cavallo. Gli altri due sono una fenice, cioè, eccolo qua, e guardate un po' chi lo cavalca. Osservate bene la sua faccia, i suoi capelli. È o non è Mur dei Cavalieri dello Zodiaco? Infatti proprio questo. Ci sono un sacco di altri omaggi. Un altro un po' più macabro, un altro è proprio qui, guardate questa scena. No. Osservate bene il Ryu, che è questo qua. Non vi ricorda molto Sirio? E per di più il suo BTX è un drago. Ryu, questo è il nome di questo guerriero qua, e anche questo. E anche Ryu e anche questo
fanno parte dei quattro grandi generali dell'impero meccanico. Ognuno di loro dispone di un BTX leggendario. I BTX sono appunto gli X, il cavallo alato, la tartaruga, la fenice e il drago. Come potete vedere, quindi ci sono continui omaggi ai cavalieri dello zodiaco. Un altro, ma l'omaggio forse più si può dire incredibile e forse anche un po' più oscuro è questo qui. Durante uno dei combattimenti, X Tappei finisce inavvertitamente in un cimitero, e in questo cimitero l'autore, che lo ha voluto seppellire i suoi protagonisti. Ora ve lo faccio vedere, aspettate un secondo. Dove c'è? Ecco qua. Adesso ve lo faccio vedere. Non so se si vede, ma in teoria quella, la tomba in primo piano è quella di Saga, uno dei personaggi. Qua invece si può vedere, aspetta un secondo, scusatemi, non mi riesce tanto bene di far vedere questo, ecco qua, quella di Seiya. E qua, vi faccio, aspettate che ve la tiro fuori. Matskaya, Lia, no, dov'è quella maledetta tomba? Chissà perché quando si cerca, sai perché quando cerchi qualcosa che vuoi trovare, ecco qua, tra tutti, diciamo, non so se si vedono, ma tra tutte queste tombe qua ci sono quelle di vari protagonisti, Shiryu, Shur, con i loro nomi originali, quindi di Yuga, Iki, Shun, Seiya, Black, insomma sono tutti i nomi originali dei cavalieri dello zodiaco e sono seppelliti qua. Tappei quindi deve viaggiare per tutte queste varie aree in cui trova sempre dei guerrieri dotati di speciali armature che gli aiutano a combattere insieme agli X, le cosiddette Batte Greyhorn. Eccole qua, ognuna ha una Batte Greyhorn completamente diversa. Potete notare che questa qui, anche se molto futuristica, ricorda quella dei cavalieri, l'armatura di Seiya dei cavalieri dello zodiaco. Gli unici che non indossano questo tipo di armature sono i quattro grandi, ma si può raggiungere, osservando un po' tutti, che proprio le armature sono uguali identiche. Nel corso dei combattimenti, X Tappei scopre chi c'è veramente dietro il comando dell'impero meccanico, un essere chiamato Raffaello, che è considerato il bit definitivo. Ora ve lo faccio vedere, solo un secondo, aspettate un momento, due minuti, che ve lo faccio vedere proprio in tutto il suo aspetto. Eccolo qua, come potete vedere assomiglia proprio a un'armatura oscura dei cavalieri degli Spectre di Hades, anzi a un leggero, uno studio attento si possono vedere tutte le... per sconfiggerlo Gerlo Tappei deve, insieme all'aiuto dei quattro grandi, raccogliere tutta l'energia, raccogliere l'energia della galassia e la luce delle galassie. Osservate bene l'immagine che succede. Potete vedere, è proprio il cosmo dei cavalieri che si sta manifestando, e questo insieme agli altri, questo permette agli altri quattro generali, eccoli qua, potete vederli, e sono molto simili ai vari ad alcuni personaggi dei cavalieri dello zodiaco. Non sto a dirli perché in mente, ecco qua, e lui fa: luce, dammi la forza perché ci sarà un futuro per questo pianeta, le stesse parole che dicevano i cavalieri dello zodiaco. E anche il finale è stile, con l'immagine degli eroi sullo sfondo, solo che in questo caso più che il loro eroi ci sono le immagini dei loro BTX. Stavolta ho finito e spero che si senta l'audio stavolta. A presto.
poi toccherà a Capitan Tsubasa.